Grazie Presidente. Allora, spero, non lo so, che magari il consigliere Figliomeni faccia un intervento, visto che fa parte come membro della Commissione Lavori Pubblici, perché ho sentito degli interventi, caro Presidente, da parte di consiglieri che non ne fanno parte e quindi evidentemente non conoscono i lavori che svolge la Commissione. Noi abbiamo fatto come seconda commissione appena insediati proprio un argomento, abbiamo affrontato l'argomento della manutenzione delle strade. E, parliamo della fine di agosto e quindi abbiamo da lì appreso gli interventi che si sarebbero fatti sulle strade di Roma e le gare in corso. Prima di tutto devo dire che evidentemente appunto i consiglieri che mi hanno preceduto, non essendo nella Commissione Lavori Pubblici, non sanno che sulla via Cristoforo Colombo, ad esempio, ci sono diversi interventi in atto e c'è una programmazione di lavorazioni proprio per eliminare il fastidioso problema delle radici affioranti. Quindi quanto detto, mancanza di programmazione, non sapete che cosa dovete fare, eccetera, eccetera, nulla di più insensato. Quindi non si è nemmeno detto fino adesso che c'è stato un primo intervento pilota per 700 metri per quanto riguarda la Cristoforo Colombo dalle mura aureliane verso fuori Roma, 700 metri di intervento pilota proprio per vedere quali fossero gli interventi più idonei. Ricordo, l'ha già detto l'assessore Gatta, che questi interventi sono fatti insieme al Dipartimento Ambiente e che quindi chiaramente una cooperazione di due dipartimenti che insieme si trovano sullo stesso luogo, verificano, nello stesso tempo indicano il tipo di intervento da fare, dopodiché si fa l'intervento da parte del Dipartimento SIMU. Mi dispiace che i consiglieri che mi hanno preceduto non fanno parte della Commissione Lavori Pubblici perché giovedì scorso, cioè 5 giorni fa, la Commissione Lavori Pubblici ha proprio parlato di nuovo dei futuri interventi della manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade di Roma, quindi insieme agli uffici e ai commissari presenti abbiamo fatto una panoramica di tutti gli interventi, quelli in corso, quelli in gara e addirittura quelli previsti con fondi giubilari. E chiaramente potevano magari prendere contezza di quanti interventi sono stati fatti, sono in corso e si faranno sulle strade di Roma Capitale. Quindi sulla Cristoforo Colombo abbiamo visto i primi 700 metri dove, ahimè, non è stato detto nemmeno dalle opposizioni che il limite è ritornato a 50 km orari, quindi nel primo tratto dalle mura aureliane fino su per giù al primo semaforo e che proprio grazie a questo intervento pilota si porteranno avanti gli altri lavori su tutta la Cristoforo Colombo. Sono in atto quelli che partono da Ostia fino a via della Villa di Plinio, dopodiché partiranno i lavori per quanto riguarda la restante tratta della Cristoforo Colombo, sia all'andata, ricordo, che al ritorno. Questo lo voglio sottolineare perché è stato alquanto divertente leggere dai giornali, chiaramente forse impolpati da qualcuno, che i lavori che prima avevamo detto durassero 20 giorni, questi lavori in corso da Ostia fino alla Villa di Plinio, abbiamo detto che duravano dai 20-25 giorni, abbiamo letto sui giornali, sono già finiti, sono durati solo 4 giorni. Signori, 4 giorni per fare un pezzo di andata, perché la Cristoforo Colombo è grande, c'ha una parte che va entro Roma, una parte che va fuori Roma, tant'è vero che sono iniziati i lavori nella corsia che va ora verso Ostia. Quindi voglio dire, questo fatto di attenzionare in qualsiasi modo anche l'opinione pubblica su fatti che poi vengono smentiti
dai veri fatti che questa amministrazione sta compiendo. Inoltre voglio rispondere per quanto riguarda la programmazione. Sono previsti in programmazione, dovremmo quindi prevederli anche in bilancio, ulteriori interventi che riguardano le strade consiliari. Ci stiamo lavorando insieme all'assessore Gatta, abbiamo incontrato gli uffici, abbiamo fatto incontri continui proprio per ragionare sul tipo di interventi. Per quanto riguarda la Salaria, già l'ho detto ma tanto tempo fa, sono stati interventi, gli interventi si sono fermati perché c'è stato un contenzioso già dal 2014 della società aggiudicataria perché esclusa nel momento della verifica dell'offerta anomala. E questo contenzioso è andato in primo e secondo grado, il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza del 10 gennaio 2017, chiaramente dando dei criteri, predisponendo dei criteri, dei suggerimenti che ha dato alla Commissione giudicatrice. Questi criteri purtroppo stanno portando via molto tempo perché ci sono delle complessità per quanto riguarda l'offerta fatta da questa impresa e quindi proprio per verificare l'anomalia. Chi è del settore capisce di cosa sto parlando. Tuttavia sulla Salaria si sono proceduti a fare dei lavori e guarda caso voglio rispondere al consigliere Corsetti, dei lavori di 234.000 euro circa, mi ricordo, che sono vicino alla soglia, se vogliamo, di una somma urgenza. Il codice dei contratti all'articolo 163 dice che i lavori in somma urgenza, cioè dell'immediato, non possono superare i 200.000 euro. Questi non sono lavori di somma urgenza, sono lavori che sono stati previsti proprio per eliminare quelle insidie ancora più insopportabili dalla via Salaria e quindi sono stati fatti degli aggiustamenti. Io, che ne dicano i consiglieri di opposizione, invece ho avuto di ritorno molti cittadini che insomma hanno commentato favorevolmente. È chiaro che fin quando il contenzioso non verrà concluso e quindi l'anomalia dell'offerta portata a termine, quel tratto della via Salaria, ahimè, dovrà ancora aspettare un po' di tempo. Ricordo pure a tutti i presenti che i limiti di velocità entro gra sulle vie consolari sono 50 km orari, extra gra sono 70. Quindi dentro la città già bisognerebbe andare a 50 e sono stati portati a 30. In particolare mi riferisco alla via Cristoforo Colombo. Dalla via Cristoforo Colombo esterno, dal Gra verso Ostia, sono comunque stati portati a 30 per una uniformità e per comunque la stessa pericolosità che si era ravvisato entro città. Ma ripeto, questa amministrazione ha messo in campo tutti gli strumenti proprio per eliminare in poco tempo, perché siamo insomma a settembre-ottobre con ciò che riguarda fare comunque la gara, perché questi interventi sono tutti fatti con gara, sono stati decisi gli aggiudicatari con gare pubbliche, procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno portato via il tempo che ci vuole per fare una gara fatta come si deve e non per affidamenti diretti. Questo è importantissimo. Quindi magari invito i consiglieri che fino adesso hanno parlato magari ad affacciarsi quando parliamo di manutenzione strade, così vedono come lavora la Commissione e magari hanno anche delle risposte. Grazie. Grazie a lei.